Ciao a tutti, oggi voglio mostrarvi alcuni prodotti che ho acquistato nelle ultime settimane di due marchi tedesche molto conosciute in Italia, anche se ancora non reperibili appunto in Italia, e sono i prodotti di Altera e Alverde. Altera è una marca interna dei supermercati Rossmann, mentre Alverde è la marca interna dei supermercati DM, quindi sono due catene dei supermercati tedeschi che appunto si trovano in Germania, ma si trovano anche in altri paesi. Io li ho trovati in Ungheria. Per quanto riguarda in generale questi due brand, hanno sicuramente un ottimo rapporto qualità-prezzo. Questo sarà un video haul, ma sarà anche un video di prime impressioni o review, perché alcuni di questi prodotti li ho utilizzati poche volte, quindi vi darò, diciamo, le mie prime impressioni. Altri prodotti invece li ho utilizzati tutti là in Ungheria e li ho anche finiti, quindi non ve li mostro qui fisicamente, però ho registrato qualche video per farvi vedere appunto questi prodotti quando ero ancora là, così li potete vedere. E comincerei appunto da questi che ho utilizzato e finito là. Allora, soprattutto avevo portato con me due mini taglie di Alterra di uno shampoo e il balsamo. Questi due prodotti sono della linea al melograno, che io conosco molto bene perché avevo provato diversi prodotti già di questa linea, e devo dire che mi sono piaciuti. Mi sono un po' stancata già di questa profumazione perché, appunto, avendo provato tantissimi prodotti di questa linea, ho sentito questo profumo per davvero tantissimi mesi e ora assolutamente avrei bisogno di cambiare. Però devo dire che lo shampoo faceva tanta schiuma, lavava bene i capelli e rilasciava abbastanza districati. Il balsamo, direi che è un balsamo, diciamo, normale, non troppo pesante, non troppo leggero. Il profumo è comunque molto piacevole, leggermente fruttato, fresco, e quindi ecco, se avete la possibilità di provare questi due prodotti ve li consiglio. Magari non vi consiglio provare la versione in mini taglia perché ogni confezione costa intorno ai 50 centesimi, e considerando che la full size costa poco più di 1 euro, ecco, sicuramente non conviene. Però sono due prodotti davvero buoni. Per quanto riguarda il gel doccia, abbiamo finito due prodotti. Uno è il gel doccia al lime, è un prodotto che ha una buonissima profumazione, molto rinfrescante, quindi va benissimo per le mattine quando volete svegliarvi. Sarà sicuramente un ottimo prodotto anche per l'estate. Fa tanta schiuma, non lascia la pelle secca. L'unica cosa è un gel trasparente molto molto denso. Quindi da un lato potrebbe sembrare che un prodotto così concentrato ne basta prendere poco e quindi la confezione vi dovrebbe durare più tempo. Invece noi l'abbiamo utilizzata praticamente in 5 giorni. Quindi devo dire che è un prodotto che non ricomprerei, perché nonostante costi poco, devo dire che è finito anche, ecco, molto molto velocemente, però davvero buon prodotto. Il prodotto che invece mi è piaciuto ancora di più è un doccia shampoo, quindi un prodotto 2 in 1 della linea Sensitive, se non sbaglio. Comunque lo vedrete qui nei immagini, nel video. Ed è una linea dedicata alle persone con le allergie, alle persone che cercano i prodotti molto delicati, molto neutri. Infatti è un prodotto che dice di essere senza una profumazione, in realtà ha un profumo, sa di qualche ingrediente tipo un olio o burro, però è un profumo effettivamente molto neutro che non dà fastidio. Questo è un prodotto che davvero lascia la pelle molto delicato, ma lascia la pelle molto morbida. Devo dire che l'ho utilizzato anche come lo shampoo sui capelli e non era male, anche se non mi ha fatto impazzire. Però diciamo che se magari andate via per 2 o 3 giorni, comprate un prodotto là dove appunto vi state trovando e volete un prodotto 2 in 1, sia come gel doccia sia come shampoo, questo è un prodotto che vi potrei consigliare sicuramente. Poi un prodotto che ce l'ho qui con me, che ho comprato,
È un'altra mini taglia. Ho deciso di prendere una mini taglia perché cercavo un prodotto abbastanza piccolo da utilizzare come crema mani. Purtroppo tutte le creme mani che c'erano là erano in versione grande, a me serviva qualcosa più piccolo e quindi ho deciso di prendere questo burro corpo con burro di karité e le noci di macadamia al verde. Eccolo qua, questa è una confezione piccola da 50 ml, ma in realtà questo è un burro corpo che potete trovare anche nella versione grande, non so quanti ml abbia, però è un bel barattolo. Allora, la crema si presenta così, è bianca e abbastanza densa, infatti quando lo spalmate nei primi secondi fa un po' la scia bianca, ma poi si assorbe subito sulla pelle. Per quanto riguarda il profumo, è un profumo che assomiglia leggermente alla maschera per i capelli di Omea, sempre all'olio di macadamia, quindi penso che sia questo ingrediente che li fa, appunto, che gli dà questa profumazione. È molto buona, a me personalmente piace. L'ho utilizzata anche come crema corpo e devo dire che mi sono trovata bene anche se in quel periodo avevo la pelle molto secca e non mi dava abbastanza idratazione. Però devo dire, per la crema mani, soprattutto da tenere in borsa quando volete idratare le mani ma non averle troppo unte, è davvero fantastico e quindi questo è un prodotto che sicuramente vi consiglierei. Io l'ho pagato tipo 80 centesimi in meno di 1 euro, quindi assolutamente vale la pena. Ultimi due prodotti invece che vi voglio mostrare sono i prodotti di make up, entrambi di Alverde, quindi acquistati al supermercato DM. Allora, il primo prodotto è quello che vedete sulle mie labbra ed è appunto questo lucida labbra che si chiama Lip Gloss Maximize Effect. Allora, qui purtroppo sulla confezione non ci sono gli ingredienti, quindi magari se siete interessati potete andare a fare qualche ricerca su internet. Alverde fa diverse colorazioni di questi lip gloss. Io ho deciso di prendere questo qua, che come vedete dalla confezione sembra un lip gloss rosa malva con un tocco di corallo, e invece sulle labbra, come vedete anche lo swatch sulla mia mano, risulta trasparente giusto con un tocco di colore, quindi va benissimo se avete le labbra già abbastanza pigmentate e volete dare un effetto lucido e di un colore leggerissimo, ecco, sulle labbra. Io qui sotto non ho nulla, quindi vedete il risultato appunto direttamente sulle mie labbra. Mi piace tantissimo, ha una leggera profumazione fiorita, fruttata, che però non dà fastidio. Va benissimo, da utilizzare appunto direttamente sulle labbra, anche perché è abbastanza leggero e quindi non vi incolla le labbra, non lo sentite pesante, appunto. L'unica cosa che secondo me potrebbero migliorare è proprio l'applicatore, perché come lo vedete qua è piuttosto lungo, quindi io avrei preferito un applicatore diciamo quasi a metà di questo, però tutto sommato insomma va bene, ecco. Io lo utilizzo ogni giorno, lascia le labbra molto molto idratate. L'ultimo prodotto, anche questo ce l'ho sul mio viso oggi, è questo fondotinta sempre di Alverde, Mineral Makeup nella colorazione 01 Naturel. Questa è una colorazione che è leggermente troppo chiara per me, però purtroppo nel negozio non c'era la versione 02 che magari sarebbe più adatta, c'era la versione 03 che era decisamente troppo scura, quindi ho acquistato questo. Questo è un fondotinta di cui sicuramente vi parlerò nel futuro quando l'avrò utilizzato per più tempo, quindi queste sono, diciamo, le mie prime impressioni. È un prodotto che ha una copertura basso-media
e io lo consiglierei alla pelle normale e mista. Dalle prime impressioni vi posso dire che sicuramente non è adatto alla pelle secca, perché non va assolutamente a seccare ulteriormente la pelle, però va a evidenziare leggermente le pellicine. Quindi sicuramente la pelle deve essere molto idratata sotto, però ha anche un leggero effetto idratante, quindi io non lo consiglierei alla pelle molto grassa. Però appunto questo è un prodotto che voglio testare più a lungo, anche ora con il cambio di stagione, voglio testarlo con diverse creme, magari anche il primer sotto, e sicuramente ve ne parlerò in qualche video nel futuro, magari nel video dei prodotti Sì Noemi. Quindi questo è il fondotinta ed è praticamente il prodotto più caro di tutti quelli che ho acquistato. Questo qua l'ho pagato, penso, se mi ricordo bene, 3 euro, 3,50 euro, intorno ai 3,50 euro. Quindi, insomma, sicuramente è un prezzo molto conveniente. Niente, questi sono tutti i prodotti che ho acquistato. Fatemi sapere cosa ne pensate, se c'è qualche prodotto di Alterra o Alverde che avete provato e me lo volete consigliare, ecco. Se avete qualche domanda, scrivetemi tutto giù nei commenti. Io vi ringrazio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!